Ciao ragazze, eccomi oggi con un nuovo video di EY. Questa volta video in collaborazione con Elena del canale English Rose Makeup, che adesso si chiama English Rose Addicted. Io ringrazio Elena per questa bellissima collaborazione, non vedo l'ora di scoprire cosa ha realizzato. Vi lascio il link del suo video giù nell'info box. E niente, io direi che possiamo partire con questo video di EY. Per questo DIY abbiamo bisogno di un solo oggetto e in particolare abbiamo bisogno di un semplice scotch. Io ho voluto realizzare questa decorazione nera perché sta bene con, diciamo, l'arredamento della mia stanza, ma voi potete tranquillamente realizzarlo con qualsiasi scotch di qualsiasi colore che più vi piace. Quindi partiamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è andare appunto a prendere le misure della nostra porta. Io andrò a realizzare una sorta di decorazione a V, quindi la capirete bene dopo, però per farvi più o meno capire quello che andrò a realizzare, è una decorazione che parte a V dritta in questo modo e a V capovolta nell'altro, diciamo nella parte bassa della porta, quindi sarà una V così, una V capovolta e un'altra V all'interno di queste due V grandi. Non avete capito niente? Quindi partiamo subito con la realizzazione. Tracciate le linee principali della nostra decorazione, andiamo subito a prendere il nostro scotch e a tracciare le prime parti della nostra decorazione in modo tale da avere una linea guida. Io vi farò aiutare da Paolo perché se vi fate aiutare da qualcuno sicuramente riuscirete a realizzare in maniera più, diciamo, decente questa decorazione. Bene, adesso, una volta che abbiamo realizzato attaccato il nostro scotch, dovremo andare a tagliare con il taglierino in modo tale da avere appunto una punta nella parte nel centro della nostra porta. Ok, una volta ritagliato in maniera, diciamo, quasi precisa la nostra decorazione, dobbiamo anche poi dopo, una volta terminato, rifinire le parti superiori. Quindi riprendiamo il nostro metro e andiamo a ritracciare le misure. Ok, ci siamo trovate la metà della nostra linea che va appunto dalla parte interna della nostra V fino all'inizio della porta, e in questo punto si incontreranno le altre due linee. Quando andate ad applicare lo scotch, ovviamente le due linee dovranno essere parallele per avere l'effetto simmetrico, altrimenti la decorazione non sarà bella da vedere. Quindi una volta che fissate lo scotch al di sopra, dovete cercare di tenere la vostra fascia parallelamente a quella precedentemente applicata. Una volta fatto questo, andiamo nuovamente a ritagliare questa parte per eliminare lo scotch in eccesso. Questa è l'altra V che abbiamo realizzato, ora mancherà soltanto realizzare nella parte centrale un piccolo triangolo a chiusura, diciamo, di questa decorazione, e poi la stessa cosa anche nella parte appunto sotto della porta, ma in maniera opposta. E questa è la decorazione finita. Ora bisogna fare la stessa identica cosa per quanto riguarda la parte inferiore. Noi la realizziamo e ci vediamo dopo appena abbiamo finito. E niente, e questo è il risultato finito. Io ringrazio tantissimo Elena per questa collaborazione e spero che la decorazione vi sia piaciuta. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!